ore 12:56, Lanterna Azzurra Corinaldo. Un gran coglione lancia una bomboletta di spray al peperoncino in mezzo alla sala con più di 1500-2000 persone, tra cui io con mia figlia di 10. Inizia così il post di Raffaele Lenino, uno dei genitori presenti alla tragedia di stanotte accaduta nel locale della provincia di Ancona prima del concerto del trapper Sfera e Basta. Un post carico di rabbia e di paura, vergato di getto intorno alle 3 del mattino quando i morti sono già 6, 5 minorenni e una mamma, e decine i feriti. Scene da panico, scrive Raffaele, postando alcune immagini riprese all'interno del locale dove si vedono alcuni ragazzi correre. Si aspettava Sfera e Basta, ingresso alle 22, inizio alle 23, all'una non c'era ancora nessuno, ragazzi che scappano e si calpestano tra di loro, qualcun altro sviene perché allergico o preso dal panico, ubriaco fradicio. In 20 secondi la pista era vuota. Io non lo so, sbotta, ma dove cazzo andiamo? E ancora, in risposta a chi chiedeva notizie. Stanotte non ci credevi, quando alle 2 Marco ti voleva spiegare, che era un macello. Scene da panico, e sai che io non mi impressiono facilmente, ma stanotte è stata brutta. Fortunati noi, ma piango i poveri ragazzi e quella madre che come me voleva solo far felice la figlia. Tra i commentatori anche un altro papà, Vincenzo Fiore, appena rientrato con mio figlio. Purtroppo scena molto critica, racconta Vincenzo, che vorrebbe scrivere di più ma so cosa significa avere ancora figli per strada. Punto grazie a Dio, aggiunge poi sulla sua pagina Facebook, linkando un articolo alla notizia con l'emoji della preghiera virgola mio figlio appena rientrato, non ho parole per quanto accaduto, mi associo al dolore dei genitori. A morire nella calca. Tre ragazze e due ragazzi, tutti minorenni, e una mamma, che aveva accompagnato la figlia al concerto. Almeno un migliaio le persone presenti nel locale al momento del drammatico incidente, prima dell'inizio del concerto. Un centinaio, invece, i feriti nel drammatico incidente. Una parte è ricoverata negli ospedali riuniti a Torrette di Ancona, nell'ospedale di Senigallia, e in quello di Liesi, per un totale di 67 persone, 13 delle quali in codice rosso. Traumi cranici, al torace e agli arti. Queste le principali patologie dei feriti. A spiegarlo, una nota diffusa dagli ospedali riuniti di Ancona, dove il piano di emergenza è stato attivato alle ore 3:45, quando è stata convocata l'unità di crisi, e tutti i reparti direttamente o indirettamente interessati sono stati allertati e messi immediatamente nelle condizioni di piena operatività.